Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Con questo video apriamo una nuova rubrica dedicata ai grandi progettisti del XX secolo. E come si fa ad iniziare se non con Pierluigi Nervi, il più completo progettista e forse a detta di molti anche il più importante esponente della scuola italiana di ingegneria del Novecento. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, commentate, fate domande, iscrivetevi al canale, ve lo ripeto sempre, per noi è fondamentale, seguiteci su tutti gli altri social e adesso andiamo a cominciare. Architetture ardite e rigore progettuale. Questo è stato Pierluigi Nervi, progettista, inventore, professore e, caso unico in Italia, architetto costruttore, proprietario della propria impresa, un po' come oggi è Norman Foster. Nasce a Sondrio nel 1891 da genitori liguri. A causa del lavoro del padre, direttore postale, durante l'infanzia cambia spesso città. Si iscrive alla facoltà di ingegneria di Bologna, laureandosi a 23 anni. Trova lavoro immediatamente nell'ufficio tecnico della società Costruzioni Cementizie di Bologna e la Prima Guerra Mondiale lo vede ovviamente impegnato nel genio militare. Nel 1923 fonda a Roma la sua prima impresa, la Società per Costruzioni Ingegner Nervi e Nebbiosi, che nel 1932 diventa Nervi e Bartoli. La Nervi e Bartoli SPA gli consentiva di realizzare in proprio, chiavi in mano, quasi tutti i suoi progetti più importanti, intervenendo di persona in ogni fase del processo costruttivo, dal primissimo disegno all'ultima finitura. Dunque, uomo di studio e di cantiere, Nervi è stato anche professore universitario. Pensa che una cosa che mi hanno raccontato, me la raccontò il mio professore di tecnica delle costruzioni, che era il professor Michetti, che era una persona spettacolare, amatissimo da tutti noi studenti, e pensa che andò in pensione e fu richiamato a gran voce dagli studenti, era un personaggio fantastico. E a sua volta lui era stato allievo e assistente di Nervi e ci raccontò che nel 1946, subito dopo la guerra, Nervi fece gli esami per la libera docenza universitaria. A quel tempo, per diventare professore, dovevi fare questo esame e l'esame consisteva in una lezione davanti a una commissione composta da altri professori. Con un giorno di anticipo, come si usava a quel tempo, gli comunicarono l'argomento e l'argomento era le volte sottili. Ora, se c'è stato un padre eterno a sto mondo sulle volte sottili, quello era Nervi. Il giorno dopo Nervi iniziò la sua lezione, iniziò ad esporre gli aspetti più profondi dell'argomento, puoi immaginare. A un certo punto uno degli esaminatori, così in maniera un po' maliziosa, gli chiese: ma ingegnere, ci vuole dire quali sono le equazioni differenziali che sono alla base della teoria delle volte sottili? Nervi non è che, insomma, gli diede molto peso a questa cosa, perché a lui le equazioni interessavano fino a un certo punto, perché le equazioni sono una convenzione culturale dell'uomo, no? Che serve a interpretare un fenomeno fisico che lui dominava, cioè lui sapeva esattamente come funzionava la fisica che stava alla base delle volte sottili, quindi la formula è una convenzione, se ti serve la vai a guardare, la applichi e finisce lì. Insomma, andò avanti e continuò la trattazione e questo qui tornò lì con malizia, chiede: ma ingegnere, ma lei queste volte sottili, questa equazione ce la vuole dire? Beh, insomma, Nervi gli girarono le scatole, prese il gesso, lo lanciò e disse: sentite, voi conoscerete la formuletta delle volte sottili, io so come si fanno. Piantò tutti e se ne andò. Questo per farti capire il temperamento della persona, insomma. Ovviamente questo incidente, chiamiamolo così, venne superato e Nervi divenne professore incaricato di tecnica delle costruzioni e tecnologia dei materiali della Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza di Roma, cattedra che mantenne fino al 1962. L'architetto deve avere una tale cultura
da sopravanzare in ogni campo tutti gli specialisti. Questo è vero, eh? Questo è vero. Ed è così, perché l'architetto si trova alle prese con il tecnico, con l'ingegnere. L'ingegnere dice, a me qui, in questo punto è necessario e comincia a raccontare delle cose vere o non vere, è necessario creare una struttura che supponiamo all'aspetto è grossolana, è pesante, antipatica, è brutta. L'architetto deve capirlo il discorso dell'ingegnere e obbligarlo a modificarlo. Ma per obbligarlo a modificarlo lo deve capire. L'architetto è il super direttore d'orchestra. Se mi è permesso raccontare un episodio, lo ricordo. Al di là dei titoli, era un professionista a tutto tondo. Da ingegnere rimproverava agli architetti il disinteresse alla statica. Da architetto contestava agli ingegneri la ruvida mancanza di sensibilità estetica. Da costruttore sperimentava nuove tecniche industriali, come la prefabbricazione strutturale del calcestruzzo armato, e inventava nuovi materiali come il ferrocemento, materiale composito realizzato con malta cementizia di alta qualità, con un'armatura di poche barre e numerosi strati di maglia d'acciaio. Con questa tecnica Nervi è riuscito a realizzare delle lastre molto elastiche, sottili solo pochi centimetri, flessibili, leggere e straordinariamente sagomabili in forme molto elaborate. Ad esempio realizzò due imbarcazioni, un motoveliero e un peschereccio. Realizzò il suo primo progetto a Napoli nel 27, il Cinema Augusteo. Si affermò negli anni 30, dapprima con lo Stadio Comunale di Firenze, dove propose delle affascinanti scalinate elicoidali sospese nel vuoto, quindi con le gigantesche aviorimesse completate nel 41 per la Reggia Aeronautica ad Orbetello, dove sperimentò delle avanzatissime volte reticolari in calcestruzzo armato, sorrette da pochissimi appoggi. Un altro aneddoto che mi raccontarono è legato proprio alle aviorimesse di Orbetello. Me lo raccontò forse perché non me lo ricordo bene, una cosa un po' sfumata nella memoria. Me lo raccontò il mio mentore, il mio professore di tesi con cui ho lavorato tanti anni, il professor Manfredi Nicoletti, che lo conosceva bene. E mi raccontò che una volta che liberarono la struttura, queste volte dalle centine provvisionali, insomma, che erano state posizionate per reggere, no, la struttura in fase di costruzione, questa struttura cominciò ad assestarsi anche in maniera vistosa, velocemente, insomma, tutti molto preoccupati. Nervi prese una sedia e si sedette al centro della volta, sotto la volta, perché lui era sicuro al 100% che la volta si sarebbe fermata esattamente dove lui aveva previsto. Cioè, è inutile che ti dico che Nervi ha avuto ancora una lunghissima carriera e che le volte si sono fermate esattamente dove diceva lui. Sono state demolite poi nel 1945 per mano dei tedeschi in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli anni 50 lo consacrano architetto di fama mondiale. Nervi lega il suo nome a due avvenimenti simbolo della nuova Italia degli anni del boom economico: le Olimpiadi di Roma e l'esposizione torinese Italia 1961. A Roma sono suoi il Palazzo dello Sport dell'Eur, il Palazzetto dello Sport al Flaminio, lo Stadio Flaminio, il viadotto sopraelevato di Corso Francia, che è alle mie spalle. A Torino progettò e realizzò in 11 mesi il Palazzo delle Esposizioni. Con Breuer e Zerfus firma a Parigi il Palazzo dell'UNESCO, con Gio Ponti a Milano il grattacielo Pirelli. Negli anni 60 è senza dubbio il progettista italiano più famoso nel mondo. Collabora con architetti internazionali del calibro di Le Corbusier e Louis Kahn. Lo chiamano a San Francisco per la cattedrale di Santa Maria, a New York per la stazione degli autobus del George Washington Bridge, in Canada per la torre della Borsa di Montreal, con Luigi Moretti. In Australia progetta la cattedrale di New Norcia a Perth.
Questa è solo una piccolissima selezione delle opere di Nervi, lascio a voi l'onere di elencarne altre nei commenti. Un giorno del 64 viene invitato in Vaticano. È Paolo VI in persona che vuole incontrarlo per affidargli la costruzione di una nuova aula destinata alle udienze papali. L'ingegner Mario Desideri, suo collaboratore, ci racconta che uscì da quell'incontro scosso e turbato. La sola idea di dover costruire un edificio all'ombra della Basilica di San Pietro gli procurava un autentico tormento. Fu Paolo VI a rincuorarlo e Nervi ritrovò l'abituale coraggioso entusiasmo e realizzò una delle sue opere più iconiche, l'Aula Paolo VI, non a caso spesso informalmente chiamata Aula Nervi. Nikolaus Pesner, forse il più importante critico d'arte e architettura del XX secolo, lo definì il più geniale modellatore di calcestruzzo armato della nostra epoca. Proprio il calcestruzzo armato fu il principale mezzo espressivo di Nervi, che lui stesso definiva il più bel materiale che l'umanità abbia mai inventato. Ovviamente lui lo affermava dal punto di vista di un progettista del tempo, quindi al netto di tutte le considerazioni che noi oggi possiamo fare sulla durabilità del materiale. E comunque, ad onor del vero, dobbiamo dire che le sue opere non hanno subito l'aggressione del tempo in maniera così violenta come la media delle costruzioni in calcestruzzo armato di quel periodo, a riprova che la sua opera di progettista e costruttore è stata davvero di altissimo livello. Morirà nel 79 a 88 anni, l'ultimo suo sogno fu il ponte sullo stretto di Messina. Lo immaginava sospeso a campata unica con una luce di più di 3 km. A un giovane collaboratore che lo sconsiglia dal partecipare al concorso perché lo considerava un'impresa troppo difficile e rischiosa, l'anziano maestro rispose seccato: «Ma lei è più vecchio di me!» Tutti questi aneddoti fanno comprendere il temperamento e l'entusiasmo di questo straordinario progettista. Avrete notato che nel video ho usato con disinvoltura sia la parola ingegnere che architetto. Questo perché al di là del titolo, Nervi ha incarnato nella maniera più completa possibile le due anime del costruire. Per oggi io mi fermo qui. Se volete conoscere nel dettaglio le sue opere, fatemelo sapere nei commenti. Arrivederci al prossimo video!